Bella ragazzi, qui è sempre Nexus che vi parla. Oggi siamo qui con un nuovo commentary su Darksiders 2. Nello scorso episodio ci siamo lasciati qui, sempre dentro la fornace. Andiamo avanti. Di qua, tanto non si può andare. Si esce di qua. No, anche perché non mi conviene con la lava. Andiamo nell'altra porta. Dai, così pergamenti. E vai a cagare. Cos'è più po- no, no, no. La più grossa. Tolgono troppa vita sti qua. Sono solo all'inizio. Cazzo è sputa fuoco, maledetto vulcano. Cosa c'è qua dietro? Una palla. E una moneta. Ah no, una pagina. Pagina del libro di morte, una pagina del libro di morte. Raccogliene 10 per creare un capitolo e vederlo a Vulcan. Vabbò. Rotolo. Sì, come passo. Di certo non da buco. No, dovrò attivare sta cosa. Boh, l'ho lasciato però. Dovrò attivare sto cancello, immagino. Anche questo. Altrimenti. Il povero forziere. Penso che sia qualcosa qui. Esattamente, quella palla. Distruggere la corruzione, addirittura. Distruggere. Ah, la prendiamo ancora uno. Ok. Allora, io direi di farla prima rotolare. No, va. E però. Questo qui attivo quella. Quindi direi di farla girare da giù. Appunto, come pensavo io. E con questa attiviamo quel cancello laggiù. Che immagino mi dia un'altra di quelle chiavi per lucchetto. Dov'è quel buco? Laggiù. Ok. Sì. E così a metà. Ah, c'è un altro buco. Spostamento con le bombe. Le bombe non esplodono con la forza. Tutto ciò che si trova nel raggio di esplosione. Ma guarda te. Vediamo. Perché di qua là. Ah, forse perché non me la fa più tirare fuori. Proviamo a far saltare una bomba. Vediamo se salta fino al buco laggiù. Non penso però. Proviamo. No. Questo. Ah no. Peccato. Un'altra chiave immagino, eh. Tutto casino per delle chiavi. Chiave dello scheletro. Indietro. Apriamo sul lucchetto, vediamo cosa c'è dietro. Uno stanzi. No, forse è. Maledetto luck. Attiviamo qua.
Quello è un ponte. Sì, un ponte. Si fa per dire. Roba in mezzo alla lava. No, prendiamo il forziere, se decidiamo. Cacchio. Dove le prendo, mo, le bombe? Ah, è pure a tempo. Se lo faccio veloce mi ritrovo nella lava. Buono. Ma torniamo indietro, capito? Che quindi è pure una cosa veloce. Eh sì, cioè ci avrei giurato che ci andavo. Minchia, di nuovo giù. Che palle. Capito, ci passiamo un intero episodio qui, da, capito? Attiviamo il nostro interruttore. Veloce, su, è veloce, si che è, non si capisce niente, vai, che cosa, itro, ma vai a cagare, non si capiva niente, si sta già stufando, maledizione, sì, bene, ho capito che non voglio passo, adesso usa una pozione, si butta, ancora, ci sto di nuovo cascando. E giù. Attenzione. Dai. Saliamo. Scendi. Riproviamo. E se non mi si lagga, forse ce la si può fare. Vedi. Ciao. Dove salgo? Dove salgo? E dai. Come è fatto? Ah, forse. Ma porca, forse ho capito, però. C'è un palo. Forse devo andare in quel palo. Non capito. Proviamo. Dai. Attiviamo sta chiave, interruttore, come cavolo. Vediamo se ce la faccio entro questo episodio. O ce ne vogliono due per farlo. Mi sa che ci vogliono due. Mi saltiamo. Ma porca la faccio. Sa, metto in pausa e ve lo faccio. Appena lo supero, altrimenti qui dura 2 ore. A dopo. Eccoci tornati. Poi alla fine era una cavolata. Ma se una volta che superavo quello dovevo saltare di qua. Pensavo che dovevo salire fino a su. Che tonno che sono. Vabbè, dai, andiamo avanti. Beh, vedi che alla fine bisognava salire. Anche se non di lì, però. Allora. Andiamo un attimo di qua. Ok, sali su. Ehi, su, era giusto. Ok. Alla città. Sotterraneo e tornare dove hai lasciato attraverso il punto di impostato. Premi o? E quale sarebbe la città? Ah, forse quella lì di prima.
Oh, degli nuovi oggetti. Una collana, arcano, equipaggio, una croce, pagina del libro. Ah, è. Ok. Una mossa, mappa. Chissà come si torna. Vabbè, andiamo avanti. La giù. Piatto dell'operaio, uno dei tesori perduti dell'operaio. Questo piatto ha un grande valore sentimentale per Cam. Vabbè, sa che poi glielo do. Ah, tutto sto casino e lo prendo questo. Buono, penso. Perché dopo lo uccido. Mancava il boss finale. Togli vita, sarà questa è lei. Spia. Siamo così. Sì, no, non conviene, capito? Ti becco tra i due. Ah, ma ste scatole si spaccano. Non so saperlo prima. Sì, a me non mi fa trasformare questo. Oh, va che forse quest'arma apparteneva al guerriero umano noto come Draven. Nel corso di innumerevoli duelli ne assorbe tutta la furia, la sete di vendetta. Il Vendicatore Nero è un'arma famigerata, ma forse si trasforma. Così è. Spacchiamo ste casse, mi a saperlo prima. Vedi, specialmente, io ho bisogno di ste pozioni. Sono arrivato da laggiù? Sì. E se cosa c'è da? Ah, qui da dove è arrivato. Ma alla fine c'ho muro. Come immaginavo. Da dove cacchio è uscito? Boh. Dal muro. Anche questi, scassa tutto questo. Vabbè, non schifiamo niente. Boh, terminiamo anche qui questo episodio. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale, ma soprattutto commentate.